Presso l'Istituto Acciaiuoli e Einaudi di Ortona si è svolta la cerimonia di premiazione come primi classificati degli allievi dell'ITS MOST per il concorso Nico Piras. Sono stato io, insieme, contro il maltrattamento dei mezzi pubblici. La classe, nell'occasione, è stata premiata dal segretario regionale FIT CISL Abruzzo Molise Amelio Angelucci con una bicicletta, a testimonianza dell'impegno concreto verso una mobilità sempre più sostenibile. È un grande riconoscimento all'ottimo lavoro che l'ITS MOST sta portando avanti, complimenti a tutti, dal presidente all'ultimo docente, perché trasmettere questi messaggi positivi, vincere un concorso che mira a responsabilizzare i ragazzi e ad essere loro i protagonisti appunto di un futuro migliore, e questo è molto importante. Il rispetto in questo caso dei mezzi pubblici significa rispettare il patrimonio, che è perché è un patrimonio di tutti, e quindi è un grosso risultato che va proprio verso questa direzione, creare quel senso di appartenenza, quel senso civico che oggi forse la nostra società sta perdendo. Ripartire dai ragazzi è fondamentale, quindi veramente è un grosso risultato, e credo che questo proietti sempre più l'ITS MOST verso dei valori che vanno oltre quello che si propone, cioè quello di promuovere la mobilità sostenibile e tutto quanto. Quindi un grosso risultato che mette insieme tanti valori, quelli educativi, quelli sociali, quelli civici, quindi complimenti all'ITS MOST di Ortona. Lo scopo della premiazione è un intento nobile, quello della tutela dei mezzi pubblici, veramente un premio, un percorso creato da ad hoc per sensibilizzare in questi ragazzi la cultura della tutela del bene pubblico, sia esso un mezzo di trasporto o qualsiasi altra cosa, però lo scopo è molto molto nobile, perché i ragazzi devono essere attenti in questo percorso e cominciare così a gestire e a rispettare tutto quello che è pubblico. Noi vettori, in questo caso parlo da vettore, assistiamo quotidianamente al danneggiamento dei nostri mezzi, quindi sedili sporchi, certe volte anche sedili bruciati con gli accendini, danneggiamenti con i taglierini. È un fenomeno diffuso, è un fenomeno che notiamo noi, ma credo che notino anche i colleghi del treno. C'è questo bisogno di sensibilizzare i ragazzi che comunque il mezzo pubblico non è del vettore, bensì è stato comunque pagato con i soldi della collettività. Sì, oggi chiudiamo un cerchio rispetto al riconoscimento all'ITS MOST per il concorso Sono stato io, promosso dalla FIT CISL, l'etica e la cultura del rispetto del mezzo pubblico. Un momento importante, un premio strameritato che sottolinea ancora di più l'importanza di questa Academy per il nostro territorio e per le prospettive occupazionali della Regione Abruzzo. Chi si prende a cuore, prende cuori.